Salve a tutti, in questo secondo tutorial impareremo come regolare l'inclinazione della cam del drone in modo da poter inquadrare ciò che vogliamo. La maggioranza dei radiocomandi ha una piccola rotellina posta qui in alto sul radiocomando, altri invece, di solito quelli di fascia più economica, hanno i tasti fisici sui lati degli stick. La rotellina o i tasti fisici servono appunto per regolare l'inclinazione della cam del drone. Facciamo un esempio pratico. Se io giro questa rotellina in un senso o nell'altro, la cam del drone farà questo movimento. Si alzerà o si abbasserà. Possiamo controllare la stessa cosa anche dal display. Quello che faremo oggi è far alzare il drone ad un'altezza di sicurezza di 30 metri e poi riprendere il suolo come se il drone stesse guardando a terra mentre vola. Prima di alzarsi in volo è necessario e obbligatorio controllare che il percorso sia libero, che non ci siano ostacoli come alberi, palazzi, muri, pali di ogni genere, perché il drone guarderà a terra, di conseguenza noi non vedremo se c'è un ostacolo imminente di fronte a noi. Questo, ci allontaniamo sempre dei canonici 2 metri dal drone e ci accingiamo al decollo automatico. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. La manovra successiva è quella di far alzare il drone a 30 metri. E abbassare la cam in modo da poterci inquadrare. Fatto questo, avviamo la registrazione tramite il tasto o tramite il tasto sull'app e ci allontaniamo sempre lentamente di 50 metri. Arrivati ai 50 metri stabiliti, stacchiamo la registrazione e riallineiamo la cam ruotando la rotellina. Ok, una volta giunti al punto zero della cam, proviamo a ruotare il drone con lo stick di sinistra, come visto nel primo tutorial. Dovremmo riuscire a trovarci. Per aiutarci possiamo anche alzare un braccio per renderci conto se stiamo inquadrando noi o qualcun altro. Fatto questo, abbassiamo di nuovo la cam del drone a terra e avviamo la registrazione. Lentamente, con lo stick di destra avanziamo, in questo caso il drone avanza verso di noi. Arrivati al punto zero, ci accorgeremo che il drone dovrebbe essere, se abbiamo regolato bene la direzione, in testa a noi. Quando la distanza raggiungerà lo zero, il drone sarà in testa a noi. E infatti è così. Un altro esercizio molto semplice che possiamo fare per fare un po' di pratica con gli stick e col drone è questo: lo allontaniamo di una decina di metri all'incirca da noi e poi lo faremo alzare in volo.
dopodiché lo alziamo di circa 10 metri in modo da avere il drone a una distanza di 10 metri da terra e a una distanza di 10 metri anche da noi. Passiamo ora all'esercizio vero e proprio. Avviamo la registrazione e con lo stick di sinistra spingiamo leggermente lo stick verso l'alto, il drone comincerà a prendere quota, e leggermente verso sinistra, quindi in alto e a sinistra. L'effetto sarà questo: il drone che si alza e gira su se stesso, riprendendo il terreno. Se lo volete un po' più lento, basta centrare un po' di più lo stick piuttosto che decentrarlo verso sinistra o destra, e lui rallenterà. Più lo spingiamo verso sinistra o destra, verso gli esterni, più sarà veloce il giro. Fate questo, arrivate a 50 metri e ci fermiamo. Fatto questo, non ci resta che atterrare. Abbassiamo lo stick di sinistra in modo che il drone perda quota e cominci l'atterraggio. Ricordiamoci che il drone è a una distanza di circa 10 metri da noi, e che vuol dire che possiamo distinguere la testa, che è la parte dove c'è la cam, e quindi regolarla verso di noi. Giunti a 1,5 metri, 2 da terra, ruotiamo il drone in modo che la cam ci inquadri. Eccoci qui. E con lo stick di destra, spinto leggermente in avanti, portiamo il drone vicino a noi. Sempre lentamente e mai troppo vicino. Arrivati ai 2 metri, abbassiamo il drone con lo stick di sinistra premuto verso il basso. Teniamolo premuto fin quando il drone non atterra completamente. Così anche le eliche e i motori si fermeranno. Ricordatevi che in caso di difficoltà, come visto nel primo tutorial, se non riuscissimo a far rientrare il drone esattamente nella nostra posizione, o non riusciamo a distinguere qual è la testa e qual è la coda del drone, possiamo sempre premere il tasto torna a casa automatico e lui atterrerà esattamente nel punto in cui è decollato. I miei video sono girati in sicurezza in una proprietà privata, di conseguenza potrebbe non essere il massimo per quanto riguarda il girato, però ci sono molte alternative. Potete fare lo stesso sempre in sicurezza su di una spiaggia, oppure una montagna, oppure avendo un soggetto sicuramente più performante di una strada deserta come la mia.